Iniziamo. Ciao a tutti, sono Ugo di Be My App e stiamo organizzando gli webinar series. Questo è il quarto e l'ultimo webinar di tutto il mese di novembre. Adesso, mentre il nostro esperto vi spiega, potete fare tutte le domande che volete perché ci sono degli specialisti che risponderanno a alcune delle domande, quelle più importanti. Se avete qualsiasi dubbio, potete scrivere direttamente sul sito di Eventbrite o sulla mia mail che è ugo con l'H, chiocciola bmyapp.com. Adesso vi lascio col nostro esperto Massimiliano Torregiani, che dal 2012 è il main manager e computer engineer presso Calpa SRL, dove si occupa principalmente di telecommunications, sistemi mobile e strutture di IT complesse. Se volete twittare qualcosa, non dimenticatevi di usare l'hashtag IntelAndroid. Vi lascio con Massimiliano. Ciao a tutti, come già detto da Ugo, quest'oggi, questo webinar ci occuperemo di porting e ottimizzazione di applicazioni chiaramente per piattaforma Android, in particolare per applicazioni native, nella fattispecie per dispositivi basati su Intel. Ora, giusto per completare la presentazione di Ugo, effettivamente sì, sono manager in Calpa SRL, in particolare mi occupo della gestione di progetti e di organizzare il team operativo di Calpa, e dal 2014 appunto sono anche Intel Software Innovator, è il motivo per il quale mi trovo qui con voi. Se mi volete contattare, qui ci sono tutti quanti i riferimenti, email, Twitter, LinkedIn, potete utilizzare quello che volete, per qualsiasi domanda, dubbio, curiosità, e cercherò chiaramente di rispondervi. Allora, metto in full screen la presentazione e proseguiamo e andiamo un po' al cuore del discorso. Allora, sostanzialmente facciamo una carrellata di tutte quante le possibilità che potete avere, tutte quante le casistiche che potrete trovare nel porting di applicazioni Android da una piattaforma che tipicamente appunto finora è stata quella basata su ARM, verso dispositivi invece Intel. Ora, diciamo, partiamo chiaramente dalle basi, con una distinzione tra SDK e NDK. Ora, la programmazione SDK sostanzialmente è basata sul motto Compile Once, Run Everywhere, e effettivamente è così, perché è basata sul linguaggio Java e utilizzando la DAWIC, Virtual Machine di Android. In realtà ormai sostituita da ART, si possono compilare e si possono poi far eseguire qualsiasi applicazione su dispositivi di varie piattaforme. In realtà poi per alcune esigenze specifiche ci possono essere cioè, ci può essere la necessità di dover programmare in modalità nativa, ovvero utilizzando CC++, e quindi a questo punto il motto che citavo prima deve essere sostituito con Somewhere, perché effettivamente la compilazione avverrà su piattaforme dedicate, su piattaforme diverse, come per esempio appunto piattaforma Intel, piattaforma ARM, come dicevo prima, e in realtà c'è anche la piattaforma MIPS. E logicamente quando andrete a compilare poi un codice CC++ e quindi a utilizzarlo nella vostra applicazione Android, a questo punto, se avrete compilato per ARM, in teoria non potreste farlo girare su piattaforma MIPS. Come vedremo, in realtà potremmo farlo girare senza ottimizzazioni su Intel.
Diciamo così che il modello generale per le applicazioni SDK e NDK è riassunto sostanzialmente in questa slide, in questo grafico, dove potete vedere che codice sorgente Java viene compilato chiaramente con i mezzi a vostra disposizione, ADT oppure gli strumenti messi a disposizione da Intel, tramite Java C, e generare quindi del codice che può essere poi eseguito sulle varie piattaforme e quindi basato chiaramente poi su OAuth o utilizzando OAuth o Dalvik. Mentre per quanto riguarda tutta la programmazione nativa, è vero quello che ho detto appena adesso sulle SDK, quindi su programmazione puramente Java, ma in questi casi si utilizza appunto del codice nativo, del codice in C++, c'è un'interfaccia, ci sono delle keyword che devono essere utilizzate nel codice Java per richiamare poi il codice in C++, tramite delle utility di compilazione è possibile generare poi gli header file in C, che poi devono essere poi compilate con il compilatore, con il linker di C++, e generare quindi delle librerie dinamiche che poi vengono messe a disposizione, vengono impacchettate nell'APK della vostra applicazione in modo tale da essere linkate a runtime e quindi essere eseguite. Ora, come dicevo prima, in realtà non è del tutto vero che il codice, magari precedentemente, codice nativo precedentemente compilato per ARM, non possa essere eseguito su invece una piattaforma Intel, perché appunto Intel è stata piuttosto intelligente e ha messo a disposizione un binary translator, anche chiamato libud, che consente di eseguire codice nativo compilato esclusivamente per ARM e essere eseguito su piattaforme Intel, piattaforme Intel Atom. Qui potete vedere proprio effettivamente il modello, lo stack, diciamo, di esecuzione e i vari layer sul quale si basa tutto questo sistema, e chiaramente c'è stata una stretta collaborazione in questo caso tra Intel e Google proprio per consentire di far girare sostanzialmente il 100% o quasi delle applicazioni per ARM anche su piattaforma Intel Atom. Chiaramente c'è un overhead, e poi vedremo quant'è questo overhead, ma comunque è tutto sommato abbastanza minimo e tutto sommato, appunto, dal punto di vista dell'utente non c'è un fortissimo impatto in termini di performance, di perdita di performance. Ora, qualche piccolo concetto di compilazione, di cross-compilazione nativa, appunto, i sistemi su cui andrete ad installare il vostro ambiente di sviluppo e dove avviene la compilazione dell'applicazione, sia SDK che nativa, che poi deve essere eseguita sul vostro dispositivo, in realtà si chiama appunto sistema host. Sistema target è il vostro dispositivo mobile dove viene eseguito questa applicazione. Cosa vi serve per eseguire tutte queste operazioni, per eseguire la cross-compilazione? Una toolchain, ovvero diciamo, un insieme di tool tra i quali anche il compilatore, il linker, l'archiver, l'assembler e via dicendo. Beh, logicamente l'header file delle varie librerie che andrete a importare e poi le librerie. Le librerie standard e anche altri framework compilate logicamente non per il sistema host ma per il sistema target. Quindi dovrete andare a,
a compilare per piattaforma Intel Atom riserve tutto quanto, tutte le librerie compilate per generalmente compilate per Intel. Ora, quello che mette a disposizione Google come pacchetto nativo è un per la compilazione e di applicazioni native, è appunto riassunto, diciamo, in questa immagine, anche se poi in realtà c'è abbastanza di più, però chiaramente della documentazione, c'è cioè l'NDK build, serve appunto per la compilazione del codice nativo nel progetto Android, e la toolchain, oltre che chiaramente anche tutte le librerie, come dicevo, librerie diciamo standard della piattaforma e sotto sources eventuali altre librerie di terze parti che volete aggiungere anche voi, che possono essere richiamate e quindi linkate e poi importate nel vostro progetto. Appunto nella toolchain troverete un certo numero di cartelle, un certo numero di toolchain che possono essere identificate in questo modo. Appunto, la prima parte generalmente del nome è generalmente il target, l'architettura target, può essere appunto ARM, può essere appunto per MIP, può essere appunto per x86, per Intel Atom. Poi il sistema, il target operative system, vabbè, in questo caso è Linux Android, e il tipo e la versione del compilatore, genericamente GCC versione 4.6, 4.8, in realtà pure LLVM può essere utilizzato. Ora, cosa mette a disposizione Intel in realtà per supportarci e per generare gli applicativi su Android, sia SDK che NDK, soprattutto NDK logicamente? È tutto l'ambiente Indie, che è un tool, un ambiente di sviluppo omnicomprensivo, che può essere installato sopra Eclipse, sopra la DT sostanzialmente, oppure sopra il nuovo Android Studio, ma chiaramente oltre a questo mette a disposizione e già vi consente di installare tutte le toolchain che abbiamo visto in precedenza. E oltre a questo, in realtà, con molto più valore aggiunto, mette a disposizione anche l'emulatore, l'AXM per il debugging e una serie di altre librerie, che poi tra l'altro, ovvero le IPP e le TBB, che parte di questo sono state anche viste nei webinar precedenti. L'Intel AXM è uno effettivamente dei vantaggi maggiori che tra diciamo, i tool che mette a disposizione Intel, perché effettivamente è un emulatore che risolve molti problemi quando si deve utilizzare, quando non si può o magari non si vuole utilizzare il dispositivo finale, smartphone o tablet che sia. Perché chiaramente l'emulatore messo a disposizione da Google non è il massimo delle performance. Devo ammettere che Intel AXM risolve tutti questi problemi e quindi è molto molto più pratico e invoglia molto di più a utilizzarlo. Ora, quali sono le possibili casistiche che potrete trovare nell'effettuare il porting di applicazioni NDK da ARM a Intel? Allora, diciamo, la prima e probabilmente la più semplice che coinvolgerà, non so, probabilmente il 70-80% dei casi, è ovvero fare il porting di codice nativo in C++ non legato all'hardware, ovvero non avete codice sì in C++ compilato per una certa piattaforma, ma non strettamente legato a delle feature hardware della piattaforma su cui state compilando, per l'appunto. A questo punto il porting è veramente semplicissimo, in quanto poi vedremo un esempio, in quanto è sufficiente andare nel progetto sotto JNI, nel progetto Android, sotto la cartella JNI, dove si trova appunto tutto quanto il codice nativo, e aggiungere, o meglio, anche sostituire eventualmente, ma diciamo aggiungere l'app underscore API,
aggiungendo appunto, oltre che molto probabilmente quello che già avrete, ARM e ARM V7, anche x86. A questo punto prendere, andare, eseguire di nuovo l'NDK build e sostanzialmente già così il gioco è fatto. In realtà ci sono dei flag, è meglio aggiungere dei flag, flag di, per il target appunto Intel Atom, ovvero l'app CFlex, questo qui, il -X Atom SSS3E3, oltre a questo anche il trattino IPO, proprio per ottimizzazioni interprocedurali. Fatto ciò, ricompilando, si avrà un'applicazione che dentro la cartella lib conterrà sia il punto SO, quindi le librerie dinamiche generate dalla compilazione di codice nativo per ARM, ARM V7 ad esempio, e x86. Quindi poi una volta portato il vostro APK sul vostro dispositivo, sarà il sistema a scegliere quale, a determinare logicamente qual è la piattaforma hardware e scegliere quali sono le librerie da poter utilizzare. Il secondo caso è codice nativo in cui vengono utilizzate delle librerie dinamiche di terze parti, delle shared library di terze parti. In questo caso è necessario ricompilare o importare, diciamo così, queste stesse librerie per x86. Per x86, quindi per piattaforma Intel Atom. Per finire, invece, quando il codice nativo include anche codice assembly, fortemente legato appunto alla vostra piattaforma, soprattutto fortemente legato alla piattaforma non Intel, a questo punto è necessario, c'è poco da fare, è necessario riscrivere il codice assembler oppure tradurlo in C++. Ora, possiamo vedere un primo esempio, rapido, veloce, e in realtà che troverete già direttamente dentro l'ambiente di sviluppo NDK fornito da Google o da Intel dentro Indy, che è quello dello GNI. Ora faccio, ecco qua, abbiamo qui già, ho qui già appunto l'ambiente di sviluppo di Intel, in questo caso basato su Eclipse, e ho proprio il progetto Eloy GNI qui a portata di mano. Allora, come dicevo in precedenza, dentro la cartella GNI abbiamo il codice nativo .c.c++ e gli script, o meglio, sì, diciamo gli script di compilazione, i makefile per Android, che consentono poi di determinare la piattaforma, di dire all'ambiente di compilazione cosa compilare, su quale piattaforma e via dicendo. In particolare, appunto, la Android.mk contiene il tipo di modulo, quindi la libreria da dover generare, la lista, in questo caso è una, ma la lista di codice sorgente da dover compilare, eventuali librerie da dover importare. In questo caso è una libreria che è già presente, un'interessante libreria, oserei dire, che è già presente sotto Sources nel pacchetto di sviluppo NDK. Allora, e serve tra l'altro questa libreria per determinare a runtime le caratteristiche della vostra CPU, della piattaforma hardware su cui state girando. Ora, l'application MK invece vi consente di determinare, di dire al compilatore, all'ambiente di sviluppo, su quale piattaforma compilare. Quindi in questo caso si compila per ARM, ARM V7 e x86. Il risultato finale è appunto una cartella libs dove ci saranno delle sottocartelle con
appunto il risultato di questa compilazione. Il pacchetto finale, la pick-up che verrà generato, conterrà tutte queste librerie. Ora, se andiamo a eseguire, sostanzialmente, anzi andiamo a vedere molto brevemente il codice, potete vedere già da qui che il codice, diciamo, dell'esempio fornito dall'ambiente NDK, in realtà in questo caso utilizza dei flag di precompilazione per determinare la piattaforma, e in questo caso si ha la possibilità di capire e di inserire già nella libreria dinamica qual è la piattaforma poi di destinazione. Eseguendo questa applicazione dovremmo poter vedere qui, lo vuole far ripartire ma poco male. Scegliamo l'emulatore appunto per x86 basato appunto su AXM e come vedrete è molto molto veloce, ma sostanzialmente il risultato finale quale sarà? Sarà l'esecuzione dell'applicazione che vi farà vedere su quale piattaforma sta girando. Piccola nota, l'emulatore non vi darà, nell'emulatore non è presente la libudini, per cui se andate ad eseguire del codice nativo basato su ARM, ecco qui, del codice nativo basato su ARM, questo non verrà eseguito, anzi andrà in crash in realtà. Qui potete vedere, ecco qua, il risultato è identificato qual è la piattaforma, che è appunto la piattaforma x86. Facendo un piccolo esperimento, ovvero andando a togliere, anzi a compilare non per x86 ma soltanto per ARM, il risultato è che lo facciamo ripartire di nuovo da qui, sostanzialmente l'applicazione su emulatore andrà in crash, su dispositivo invece non sarà così e vi fa eseguire comunque il codice compilato soltanto per ARM. Facciamo giusto questo giro, poi passiamo alla slide successiva. Ecco qua. E infatti l'applicazione è andata in crash, in segmentation fault, perché non è riuscita a caricare la libreria per ARM. Come dicevo, questa cosa qui non succede invece su dispositivi reali. Ora, riprendiamo le nostre slide. Ecco qua. E proseguiamo con argomenti magari un po' più, con lo step successivo, un po' più avanzato, con le differenze appunto tra l'architettura ARM e l'architettura per x86. Prima differenza è l'allineamento della memoria. Se andiamo a fare questo esempio, ovvero se prendiamo una struttura di questo tipo, dove abbiamo tre campi, il primo integer, quindi tipicamente di 4 byte, il secondo un long long, quindi di 8 byte, e il terzo di un altro int, quindi di 4 byte, vedremo quali sono le differenze tra ARM e Intel e Intel Atom. La differenza è che di default ARM prevede un double margin, quindi sostanzialmente completa con altri 4 byte i campi integer, mentre ciò non succede in piattaforma x86. Quindi per eseguire in questi casi, quando si è fortemente dipendenti da strutture di questo tipo, tipicamente magari quando ci sono dei protocolli di comunicazione che dovete gestire direttamente nel vostro codice nativo, a questo punto, oppure magari una serializzazione di alcune strutture dati e via dicendo, a questo punto una delle possibilità che ci sono è quella di aggiungere i flag
align double, e in questo modo ciò che viene compilato per il SOTO 6 si allinea, cioè l'allineamento di memoria si uniforma all'allineamento di memoria della piattaforma ARM, risolvendovi il problema in questo modo. Ora, possiamo vedere nel successivo esempio proprio questo caso. Vado a riprendere di nuovo il progetto, eccolo qua, e apriamo il successivo progetto HelloMem. Qui possiamo vedere che ho ridefinito tre strutture. Allora, la prima struttura, tutti e tre i campi sono degli integer. La seconda struttura invece è appunto quello che vi ho fatto vedere in precedenza. La terza struttura ho aggiunto questo attribute aligned 8. Cosa significa? Significa che senza la necessità di aggiungere il flag che abbiamo visto in precedenza, consente soltanto, in modo soltanto per questa struttura dati, consente di avere un allineamento simile ARM. Poi in questo caso ho fatto uso delle funzionalità di quella libreria di cui vi parlavo in precedenza, e quindi si riesce a definire il runtime se siamo ad esempio nel mondo ARM, nel mondo x86 o altri mondi complementari, diciamo. Oltre a questo, in realtà, come potete vedere, se andate un pochino a guardare questa libreria, è molto interessante perché vi consente anche di andare un po' più a fondo e quindi capire quali sono le feature di ciascun della CPU, ovvero se gestisce floating point, se gestisce le varie chiamate neon, SSE, eccetera, eccetera. Qui vediamo qual è il risultato. Facciamo, lancio l'eseguibile. Ok, facciamo così, dovrebbe essere molto meglio. Ok, ha eseguito di nuovo il progetto precedente, quindi devo di nuovo fare in questo modo, ok. Ecco qua. Allora, il risultato è questo, che chiaramente per la prima struttura, la metto qui in parallelo, per la prima struttura dove tutti i campi erano int, tutti integer, abbiamo 4 byte per 3 campi, quindi 12 byte. La struttura occupa 12 byte nel mondo Intel. Nella seconda struttura, come accennavo in precedenza, appunto sono 16 byte. Nell'ultima struttura, dove ho aggiunto l'attribute e ho indicato align da 8, invece la struttura, questa terza struttura, è invece composta da 24 byte, quindi con un allineamento uguale a quello del mondo ARM. In realtà, appunto, nell'android.mk, come potete vedere, io non ho compilato, ho commentato il flag che cui facevo cenno in precedenza. Se vogliamo fare la prova e eliminiamo questo flag, andiamo a salvare e eseguiamo di nuovo la compilazione, ok, vediamo quale sarà la differenza. La differenza è che appunto anche la seconda struttura, dove non era stato indicato esplicitamente di allineare agli 8 byte, appunto, abbiamo invece un allineamento anche per questa struttura a 8 byte, e quindi la sua lunghezza non è più 16, ma è a questo punto 24 byte. Ok, quindi diciamo qui, questo progettino, questo esempio vi consente di vedere appunto quale le differenze proprio tra il mondo ARM e il mondo
e il mondo Intel sotto il punto di vista della gestione della memoria. Se di nuovo ritorniamo alle slide, vediamo quali sono le altre differenze sostanziali tra un mondo e un altro. L'altra differenza molto importante è la tecnologia di SIMD Technology, ovvero Single Instruction Multiple Data, che è un'architettura dove è possibile elaborare in parallelo effettuare delle elaborazioni in parallelo, tipicamente rivolte al mondo multimediale, magari per algoritmi anche rivolti alle telecomunicazioni. In questo caso, appunto, questo disegno qui, questa immagine rappresenta un po' lo schema di massima, logicamente, ma è anche ben più complesso l'implementazione negli attuali sistemi, nelle attuali CPU. E appunto, a cosa serve? Dove viene utilizzato e dove effettivamente anche in questo momento se ne fa uso? Appunto, nel mondo open source in questo momento ci sono delle ottimizzazioni anche dentro Android. C'è per esempio un'ottimizzazione come nel codec GSM AMR, Adaptive Multirate, c'è un'ottimizzazione, cioè si utilizzano queste istruzioni anche per nello stack ufficiale Bluetooth di Linux, BlueEdge. FFmpeg, la libreria FFmpeg, in particolare nella lib Evi codec, ci sono diversi codec che utilizzano per l'ottimizzazione questi, poi li vedremo anche dopo in realtà, comunque che utilizzano questa tecnologia. Ed infine, diciamo nello specifico, l'X264, quindi l'H264, sostanzialmente l'implementazione dell'encoder GPL H264, utilizza proprio in termini per ottimizzazione di performance, utilizza questa tecnologia. Ora, vediamo nel mondo ARM come è implementata questa tecnologia, cioè appunto quello che avrete probabilmente già sentito nominare, Neon, è una tecnologia SIMD a 128 bit che è implementata già dai tempi del Cortex della famiglia A, in particolare dal Cortex V7 in poi. Neon appunto si utilizza un set di istruzioni separate, può gestire dati da 8, 16, 32, 64 bit e può gestire anche fino a 16 operazioni contemporaneamente e può anche dare una mano nelle operazioni in virgola mobile. Analogamente il modo diciamo di Intel di implementare questa tecnologia SIMD è quella dell'attuale SSE appunto, e in particolare per quanto riguarda l'architettura Intel Atom, che è a disposizione sui vari dispositivi, sui vari device mobile, è l'implementazione SSE3, ovvero Supplemental Streaming SIMD Extension 3. Possiamo vedere da qui effettivamente un po' l'evoluzione di questa tecnologia nel mondo Intel, partendo da quelle che furono nel lontano 96 MMX all'evoluzione che c'è ad oggi. In particolare comunque Intel Atom implementa queste, almeno quelle che per esempio ho sul mio dispositivo, sulla CPU del mio dispositivo, sono proprio queste qui. Anche in questo caso Intel con questa tecnologia consente di ottimizzare anche operazioni in virgola mobile. Ora, il porting da Neon a SSE appunto, quindi avendo a disposizione del codice, dovendo fare il porting di un codice nativo che utilizza le istruzioni SSE, sostanzialmente bisogna riscrivere queste. Se c'è del codice per Neon, bisogna riscrivere il codice nel formato SSE. Non esiste una vera e propria corrispondenza diretta tra istruzioni Neon e SSE, quindi bisogna riservare un po' di tempo e armarsi di buona pazienza
chiaramente come scrivevo qui pure di una certa fortuna, per effettuare questo porting, che di solito non è banalissimo. La documentazione, diciamo, che potete utilizzare, ce n'è, è varia, è reperibile chiaramente da internet. Ho messo in queste slide, che poi vi faremo avere, vari riferimenti, sia per Neon, chiaramente, e soprattutto per il mondo Intel. E quindi, vabbè, in questo caso è necessario leggere e capire in modo particolareggiato qual è l'algoritmo che si è implementati nella tecnologia Neon e capire come reimplementarla nel mondo Intel. Le principali differenze tra codice assembler Neon e SSE è l'Indianness, ovvero Intel supporta soltanto assembler Little Indian, mentre ARM supporta sia Little che Big Indian, ovvero ARM è un Big Indian, appunto. La granularità, di solito le istruzioni SSE hanno anche, diciamo, sono, hanno anche supportano delle granularità diverse, già dal nome delle istruzioni, e quindi, proprio per avere un riferimento mnemonico, e quindi è necessario capire quale utilizzare per ottimizzare il proprio codice su piattaforma Intel. Qui vengono un po' riassunte tutte quante le caratteristiche di differenze tra piattaforma ARM e piattaforma Intel Atom, ovvero quello che appunto citavo in precedenza, in particolare Memory Alignment, è appunto quello appena citato. Per quanto riguarda il floating point, considerate che il mondo, per esempio, i vecchi ARM V5 non avevano un hardware dedicato, una FPU dedicata, per cui si andava con delle operazioni eseguite dalla CPU stessa. L'ARM V7 invece ha introdotto una VFP, ovvero un'implementazione hardware del floating point, dell'operazione in floating point. Per Intel, no, quello in Intel Atom in particolare, è già munito di un supporto hardware per le operazioni in floating point. Appunto, per quello che dicevo in precedenza, SIMD Extension, ARM V5 non prevedeva delle estensioni SIMD, ARM V7 sì, le Neon, Intel Atom prevede le SSSE3. Qui riassumo quali sono i vari flag di compilazione da poter utilizzare e varie ottimizzazioni che possono essere utilizzate. A questo punto facciamo un esempio, un ulteriore sample di esempio. In particolare questo esempio implementa un algoritmo FIR, ovvero un Finite Impulse Response, che è una tipologia di filtro digitale che caratterizza appunto da una risposta impulsiva di durata finita, tipicamente utilizzato nel mondo delle telecomunicazioni, non solo. Qui possiamo vedere uno schema di massima con una rappresentazione appunto della formula tipica di un filtro di questo tipo, e già, diciamo, guardando la funzione, questa equazione è possibile già intuire che è ottimizzabile proprio con la tecnologia SIMD. A questo punto torniamo di nuovo ai nostri esempi, con un progetto, anche in questo caso un progetto preso tra quelli a disposizione dell'ambiente di sviluppo NDK fornito da Google e da Intel, e reinterpretato in qualche misura. Allora, in questo caso il progetto si chiama HelloNeon, appunto, che è un progetto che utilizza una diciamo utilizza un fa un confronto tra l'implementazione di questo filtro FIR in CPU e utilizzando la tecnologia SIMD, in questo caso in particolare la tecnologia Neon.
possiamo vedere che il filtro FIR vengono eseguite un tot numero di iterazioni in C, un tot numero di iterazioni anche utilizzando appunto le istruzioni Neon, se abilitate logicamente, se la piattaforma lo prevede, e qui, se andiamo qui dentro, possiamo vedere invece appunto come viene implementato. Questa qua è una struttura dati tipica del Neon, delle istruzioni Neon. Questa è la funzione una delle funzioni Neon, in C logicamente, che effettua una serie di somme. Ora, andando... Allora, andando ad eseguire il progetto, logicamente su un dispositivo non ARM, riconosce che appunto siamo su una piattaforma non ARM, quindi e non solo su una piattaforma non ARM, ma in particolare su una piattaforma non ARM v7, dove sono implementate le istruzioni Neon, e a questo punto non esegue il calcolo Neon. In realtà, andando a eseguire questo stesso progetto su un dispositivo Intel reale, la libutiny consente invece di eseguire queste operazioni. Quindi in realtà qui non vedremo più not an ARM CPU, perché se compilato appunto esclusivamente come ARM, la piattaforma Intel riesce a capire, a interpretare, a tradurre le istruzioni Neon e ad eseguirle. Chiaramente non con le massime prestazioni. Infatti, quando ritorneremo sulle slide, vedremo un confronto in termini di prestazioni. Ho fatto dei benchmark che possono far notare la differenza di prestazioni con le varie ottimizzazioni. Invece, eseguendo un porting, volendo eseguire il porting di queste istruzioni Neon su esclusivamente per piattaforma Intel, quindi utilizzando le SSE di Intel, diciamo, in questo caso ho utilizzato uno stratagemma, giusto per, diciamo, per semplificare un po' il progetto e quindi non complicare troppo l'esecuzione di questo porting, ma sostanzialmente si riescono a trovare degli header file chiamati appunto Neon VSSE, che consentono di tradurre, le chiamate Neon implementarle con le corrispondenti chiamate SSE. Ora, se andiamo a vedere qui, infatti, io ho compilato esclusivamente per x86, diciamo nell'android.mk ho definito dei flag di compilazione, appunto quelli che abbiamo visto in precedenza, aggiuntivi esclusivamente appunto per la compilazione di x86, e ho definito anche questo ulteriore flag che consente appunto di abilitare la compilazione, quindi logicamente anche l'esecuzione del codice diciamo ottimizzato per SSE, per Intel. Andiamo a vedere il risultato. Il risultato a questo punto non ci darà più che non è possibile eseguire queste operazioni, ma lui le eseguirà e con delle performance ben superiori rispetto a quelle che abbiamo ottenuto in precedenza, e che potremmo ottenere utilizzando, diciamo, eseguendo le istruzioni Neon su piattaforma Intel, quindi utilizzando la libutiny. Se ritorniamo alle slide, possiamo vedere proprio queste differenze in termini di performance.
Allora, il device under test, appunto, quello utilizzato per l'esecuzione dei test, è questo Samsung Tab 3, Galaxy Tab 3, che utilizza un Intel Atom dual core con quattro esecuzioni, quattro thread in parallelo, ha un giga 6 e appunto supporta, come dicevo in precedenza, la tecnologia SIM SSS E3 e chiaramente anche le precedenze e le precedenti. I risultati quali sono? Eccoli qua. Allora, vediamo che con l'esecuzione del codice tramite allora, del codice dell'applicazione di quell'applicazione compilata esclusivamente per ARM e quindi dove interviene pesantemente la libidini. Viene eseguito appunto il codice, ma impiega oltre 1000 millisecondi per effettuare tutti quanti i calcoli. Se già utilizziamo, ricompiliamo il codice indicando semplicemente al compilatore di compilare, all'ambiente di compilazione di compilare non soltanto per ARM, ma anche per x86, si ottengono una drastica riduzione dei tempi di esecuzione. Se si aggiungono i flag di ottimizzazione visto in precedenza, si riesce a limare ancora di più. L'esecuzione delle istruzioni Neon, tutto sommato, ottengono delle buone performance, ma nulla a che vedere, logicamente, con una ottimizzazione che poi, come ho già detto prima, non è neanche una grossissima ottimizzazione perché si può fare anche di molto meglio. Ma già con un'ottimizzazione utilizzando le istruzioni di Intel SSE si ha ancora un ulteriore e pesante vantaggio in termini di performance. Infine, vediamo l'ultimo caso per concludere, che è l'utilizzo di librerie esterne. In questo caso, come già facevo vedere all'inizio di questa presentazione, se la nostra applicazione nativa utilizza delle librerie esterne, anche queste devono essere per il porting dell'applicazione nativa, soprattutto anche queste librerie devono essere ricompilate. Quindi il primo step è appunto fare il porting o se già ci sono, se già avete a disposizione il porting bello fatto, ricompilare la libreria esterna, fare il porting del proprio codice proprietario. Ricompilare tutto quanto e includerlo dentro l'applicazione Android. Andiamo a vedere il classico esempio. L'esempio che, per esempio, nei progetti che professionalmente abbiamo dovuto sviluppare ci è capitato diverse volte, ovvero quello di utilizzare la libreria, appunto, FFmpeg, chi non la conoscesse è una libreria, un'ottima libreria per l'encoding, decoding, transcoding, eccetera, eccetera, chiaramente di codec audio-video e della trasmissione di questi dati via rete e via dicendo. La libreria poi utilizza, cioè il progetto FFmpeg a sua volta genera delle librerie specifiche per il decoding, per il filtering delle utility varie, per il resampling di audio, per la gestione dei vari formati audio-video e per anche lo scaling. L'FFmpeg, tra l'altro, è una di quelle librerie open source che è possibile utilizzare ovunque, hardware sostanzialmente, tutti i possibili hardware, diciamo così, sono supportati, ovvero Intel, ARM e MIPS, sistemi operativi sostanzialmente, bene o male tutti, e framework e software che si basano su FFmpeg, anche qui sono numerosissimi, e si va dal GStreamer, ad esempio, che è un ulteriore framework che può essere importato in altre applicazioni, al classico VLC, che molto probabilmente un po' tutti quanti utilizziamo. Ora, per i flag di compilazione utili per la compilazione di FFmpeg, appunto per l'ottimizzazione della piattaforma hardware, è appunto
sono questi. Come potete vedere, è praticamente ottimizzato un po' per tutto, tutte quante le piattaforme e tutte quante le varie ottimizzazioni possibili. Appunto, per Assembler Optimization, MMX, SSE, SS3 e via dicendo, chiaramente per i vari ARM, Neon e varie floating point. Nel caso specifico del progetto che molto brevemente vi farò vedere, lo script di compilazione di FFmpeg che ho dovuto utilizzare per il porting di queste librerie, per la ricompilazione di queste librerie da piattaforma ARM a piattaforma Intel, prevede un'ottimizzazione di questo tipo. Allora, questo qua è lo script, come potete vedere ci sono vari richiami ad ARM, per compilarlo per Intel. Ecco qua, questo qua è l'equivalente per Intel, per il mondo Intel. Le differenze sono, appunto, toolchain deve variare, chiaramente deve utilizzare la toolchain per Intel. Bisogna indicare qual è l'architettura, che non è più ARM, ma appunto x86, e poi anche ulteriori flag di compilazione, come quelli appunto che vi citavo in precedenza. Il risultato finale lo possiamo vedere, poi sostanzialmente la presentazione è conclusa. Eccola qua. Il risultato finale è un progetto in cui quello che viene effettuato in questo progetto, ad esempio, è dato un video, si estraggono un tot numero di frame che vengono indicati al momento di esecuzione, al momento dell'esecuzione dell'applicazione, e il codice tutto sommato, poi comunque fornirò anche il codice, è molto molto semplice, tutto sommato abbastanza semplice, e per fare queste operazioni tutto sommato non ci vuole un tempo esagerato. E infine il flag di compilazione è esclusivamente questo qui, ovvero indicare qual è la piattaforma, che quindi a questo punto anche quella Intel, e quali sono, in realtà avrei potuto aggiungere, oltre che a delle ottimizzazioni per ARM, anche altre per Intel, come abbiamo visto in precedenza, ma già così è veramente un risultato consistente. Il risultato appunto che vedremo qui dentro, la generazione di tutte le librerie, sottolibrerie che vi ho mostrato in precedenza, e più chiaramente la libreria che coinvolge il codice nativo proprietario. L'esecuzione, infine, prevede... No, la devo ricompilare, cioè eseguire in realtà semplicemente... Comunque eseguirà il codice che abbiamo visto in precedenza, già ottimizzato per una buona parte su Intel, anche perché poi in realtà l'ottimizzazione reale e fondamentale in questo caso è proprio l'ottimizzazione delle librerie FFmpeg, per cui inserendo, non so, di dover estrarre 10 frame del video, avremo immediatamente i frame estratti e visualizzati. Con questo ho concluso. Se avete chiaramente domande, sono a disposizione sia in questa sede che con i miei riferimenti che trovate a inizio presentazione. Ringraziamo direttamente Massimiliano Torreggiani per l'ottima presentazione, che speriamo sia piaciuta a tutti. Vogliamo anche ringraziare tutti quanti che ci hanno seguito tutto il mese, tutti i 4 webinar questo mese.
Vi ricordo anche di twittare usando l'hashtag IntelAndroid, iscrivetevi ai nostri gruppi di Meetup per ricevere più informazioni. Grazie ancora Massimiliano, è stato davvero molto interessante. Grazie a Vi voi. aspettiamo per i prossimi eventi. Grazie a tutti. A presto.